Maccio Giordani ha detto complimenti anche a te, complimenti a Nunzio Sabatino, maturato, gran bella prova e triple quando serviva questa vittoria, Nunzio, come il pane. Sì, innanzitutto ringrazio il coach Giordano per i complimenti. Sì, questa vittoria serviva come il pane. Comunque io già nella conferenza con Treviglio avevo detto che ognuno di noi sarebbe preso le proprie responsabilità. Nonostante questa vittoria devo dire che si è visto una Viola diversa anche a Firenze, nonostante la sconfitta. Oggi siamo venuti qui carichi, nonostante comunque è un campo diverso nel quale non abbiamo mai giocato. Dobbiamo vincere, lo sapevamo, e alla fine abbiamo dato davvero tutto. La cosa fondamentale è stato iniziare forte, perché una squadra giovane come la nostra ha bisogno di intensità, l'intensità comunque la ricavi dal primo minuto e te la porti dietro fino alla fine. L'impatto ambientale in questa nuova location, un nuovo palazzetto, punti di riferimento cambiati, c'è chi fa canestro, chi un po' di meno, è andata veramente bene. Sì, è andata veramente, veramente bene, devo anche dire che comunque ci sto lavorando tanto, però sai, oggi se uno volesse elencare tutti i problemi ce ne sarebbero tantissimi. Oggi l'importante era vincere, dobbiamo vincere a tutti i costi e l'abbiamo fatto. Non hai mai pensato di subire un ritorno concreto di Ravenna anche nel punteggio? No, non ho, ma in alcuni casi sì, ma di testa ero comunque convinto e pronto a non mollare come tutti, ed è questo comunque il passo che abbiamo fatto nelle ultime partite, quello di non mollare quando comunque si subiva un break negativo. Siamo sempre stati lì con la testa insieme a fare comunque un passaggio in più, a fare un passo verso l'altro, e questo comunque ci ha aiutato a non andare comunque nel panico come abbiamo fatto nelle partite precedenti. Sempre il coach degli ospiti diceva c'è nuovamente un brovio di classifica, la Viola si è penultima, noi siamo secondi, però siamo tutti lì, tutti possono vincere contro chiunque. Adesso serve un attimino in più di continuità. Sì, sicuramente ci serve quella vittoria in trasferta che ci manca da un bel po'. Stiamo lavorando per questo, ma ripeto, già a Firenze, che era una trasferta molto dura, uno scontro diretto, abbiamo dato comunque segnali positivi, non del tutto, ma cerchiamo di comunque tenere questa trafila positiva di questa partita. Lavoreremo, per ora passiamo un buon Natale e cerchiamo di tornare comunque concentrati per forza e andare provando a vincere a Mantova. Gli auguri non ci sono Sabatino a tutti i tifosi della Viola. Faccio tanti auguri a tutti i tifosi della Viola, ma anche ai cittadini di Vibo, che insieme oggi alla gente di Reggio Calabria sono venuti qui ad assisterci e ad incitarci.